Roberto Mendolia mi ha sorpreso con questo stupendo regalo. Sono tre fanzine, che però sono sicilizzin, almeno non so se questa è la pronuncia. Sono tre gioiellini che ha realizzato in momenti diversi. Sono delle micro pubblicazioni che raccontano la Sicilia fotografica di Rogica. Appunto Roberto Mendolia. Questo è il primo, fermato da un piccolo elastico. È del luglio del 2021. Per la verità l'ho ripiegato, l'ho chiuso ripiegandolo e qui nasce il problema. Non si tratta di un normale foglio A4 ripiegato, perché c'è il trucco, cioè sì, è un foglio A4, d'accordo, però c'è questo taglio in mezzo che complica le cose. Perché poi, come va visto, come va ripiegato, e la sfida è proprio questa, che si può guardare in molti modi diversi. Si può guardare e leggere in molti modi diversi. Sono neanche sicuro che vada ripiegato in questa maniera, eh. Aspetta che provo a studiarci. Allora, vediamo un po'. Ecco, forse ci sono riuscito. Forse ci sono riuscito. Ok. Questa sfida del dentro e fuori e del modo di vedere le cose ripiegate. Alle volte la vita prende una piega imprevista, bisogna anche dire. È una delle trovate geniali nella presentazione, nel montaggio di questi gioiellini da parte di Roberto, che ritroviamo anche nelle altre edizioni, negli altri numeri di questa operazione artistico-editoriale. Anche questo lo ha aperto mio fratello e lo ha ripiegato a modo suo. Perché oltretutto poi qui le cose si complicano, perché c'è questa apertura e poi alcuni lati sono incollati, per cui si può cominciare a vedere così, così, così. Così. Ecco, Roberto mi ha fornito anche delle istruzioni, dalle quali si evince che non c'è un modo giusto di piegare, non c'è un modo giusto di guardare. Non c'è un alto e un basso, perché tutto quanto può essere rivisto, reinterpretato, ripiegato, rivoltato a piacere fino all'infinito. Mio fratello, quando ha messo le mani su questa cosa qui, ha detto: giuro che se riesco a piegarlo nella maniera giusta non lo tocco più. Allora, io accantono questa cosa qua, poi ci studio sopra e
e passo all'ultimo. È una busta di plastica nera, ma è nera o è bianca? In realtà tutto si gioca sempre su questa faccenda del nero e del bianco. E d'altra parte la Sicilia è terra di forti contrasti. Non è il mio obiettivo mostrare qui le immagini scattate da Roberto. L'idea era quella di mostrare la confezione di queste micro opere editoriali che sono caratterizzate da questa sfida di piegamento, consultazione e riconfezionamento che rendono questa creazione unica da molti punti di vista.